Il convegno hanno trattato molti temi interessanti e di grande attualità. Io credo che uno dei temi che merita approfondimento è quello dei diritti costituzionali che sono legati alle questioni che sono state trattate. In questo senso, evidentemente la tassazione dell'economia digitale comporta dei problemi di localizzazione della ricchezza, di determinazione dei valori o delle entità da tassare, e questo inevitabilmente dovrebbe comportare uno spostamento della tassazione dai profili delle imposte dirette a quello delle imposte indirette. E naturalmente questo ha un impatto su molte situazioni, soprattutto sul finanziamento degli stati e sulle modalità di finanziamento del welfare in relazione ad una diminuzione di importanza della tassazione personale in favore di una tassazione reale e localizzata anche in luoghi diversi rispetto a quelli dove ha sede il soggetto. Da questo punto di vista quindi si richiedono delle cambiamenti probabilmente anche di mentalità e di impostazione generale del sistema molto importanti. E poi parliamo anche dei profili che riguardano la tassazione di manifestazioni di ricchezza come quelle collegate appunto al web, che possono avere dei riflessi in tema di libertà di informazione, libertà di accesso alla rete, e quindi credo che questi profili costituzionali possano essere particolarmente interessanti, costituzionali e sociali più in generale. Grazie.